Ci troviamo nella seconda sala della mostra dal titolo Luce Trasparente, dedicata al pittore veneziano Nicola Furlan. Un artista costrutto dalla lunga gavetta che ha saputo nel corso del tempo creare uno stile personale, fatto di ricerca, fatto di tradizione, ma soprattutto fatto di spirito. Le sue opere dunque sono oramai riconoscibilissime, sono diventate, se così si potrebbe dire, un marchio di fabbrica. La gente quando le osserva sicuramente potrà esclamare: questo è un Furlan. E la seconda domanda è: come riesce a realizzare queste opere? Chiaramente l'artista, come ho detto poc'anzi, ha realizzato una tecnica frutto di una costante sperimentazione che gli deriva dalla conoscenza della storia dell'arte, quindi il suo essere presente nei musei della città di Venezia, che già di per sé è uno scrigno di tesori in ambito artistico, e quindi una maturazione continua, lenta, che l'ha portato alla creazione di uno stile unico. Infatti queste opere sono tremendamente moderne, hanno una modernità sul piano tecnico e sul piano sperimentale che è in grado di affascinare, di colpire lo spettatore. Viene quasi voglia di andare vicino, toccare, cercare di capire che cosa c'è sotto. Non c'è solo colore, c'è anche altro. Il pittore fa riferimento al concetto del velo dei Maya, quindi qualcosa che copre. Ma che cosa è coperto? Chiaramente è una sua personale interpretazione. È coperto lo scorrere del tempo. Quindi queste opere sono un rimando alla memoria, anzi, non sono un rimando, sono una manifestazione concreta di un momento memoriale, sono dunque una sorta di pretesto per poter ricordare. Non assumono la visione realistica e la visione diaristica, ma assumono appunto un qualcosa che tocca la memoria, un qualcosa che tocca il ricordo e un qualcosa che tocca la evocatività. Sono quindi interposte. Non c'è la presenza dell'uomo, ma c'è la presenza dello spirito dell'uomo, anzi, dello spirito dell'artista. E quindi questi colori si muovono a seconda dell'estro che l'artista ha. Non assumono una visione mimetica, non assumono una percezione visiva attaccata a un qualcosa che tocchi la natura, ma assumono una percezione visiva dell'anima, del cuore, della memoria. E quindi per poterle carpire, per poterle comprendere, non basta solo guardarle, perché il messaggio è mediato, o per meglio dire velato. Messaggio che deve essere quindi compreso attraverso il titolo. Nicola Furlan è riuscito quindi a creare delle opere che sono contemporanee, quindi opere che possono tranquillamente dialogare con la dimensione dell'arte attuale, e al contempo opere che toccano lo spirito dell'uomo, l'io più profondo. Nicola Furlan quindi è un artista che si dedica alla percezione della dimensione intimistica, il suo cuore, la sua mente, tutto ciò che egli vede, tutto ciò che egli sente, tutto ciò che egli ha visto, ha sentito, si catalizza sulla tela, anzi, si catalizza su un supporto, con questa strana, affascinante, conturbante tecnica, nella quale appunto tutto si vede, ma al contempo tutto è velato. E appunto, come dicevo poc'anzi, è questa velatura della memoria. D'altronde i ricordi pian pianino nella mente dell'uomo tendono a scomparire. Sono molti gli artisti, sia in ambito visivo sia in ambito letterario, che hanno toccato le corde del cuore, hanno toccato le corde della memoria, perché l'essere umano ha bisogno di questo. L'essere umano è sia capace di guardare al futuro, di vivere il suo presente, ma senza presente non può guardare il futuro, ma senza passato non può percepire e godere del presente. Quindi ciò che vediamo è una sorta di ritroso, una ricerca del tempo perduto, per citare un grande autore in ambito letterario, che il pittore evoca attraverso delle opere. Siamo noi perciò a dover indagare che cosa queste nascondono. Dobbiamo togliere questo velo, dobbiamo avere questa volontà di togliere il velo, chiaramente metaforico, e di andare oltre. Fondamentale quindi è il titolo.
che non è assolutamente pleonastico, perché il titolo è la chiave di lettura, la chiave di entrata all'interno di queste opere. E poi pian pianino, con la nostra dimensione mentale, con il nostro spirito, dobbiamo accostare la nostra storia alla storia di Furlan. Solo in questo modo riusciremo a comprenderla, perché, come ho detto prima, non è un'opera che si avvicina alla rappresentazione reale. Furlan va oltre, Furlan prende lo spirito, ci parla di spirito, ci parla di memoria.